Buonasera a tutti. Vediamo perché mi sta dando problemi un attimo. Prima dava schermata nera. Allora, fammi sentire l'audio, si sente? Sì, si sente. No, dava schermata nera. Poi non mi prendeva la cam. A quanto pare mi aveva tolto l'opzione di trasmissione con la cam. Twitch, ripigliati. Per favore. Tre volte ho dovuto attaccare la live. Allora vorrei farmi un paio d'orettine magari. Cioè voglio comunque arrivare all'open world, quello vero, diciamo. Luce Aida, ai confini del dominio, prima dell'ovest proibito. Forse segnala l'inizio dell'ambasciata. Bene, devo trovare chi è che comanda qui. Prima sarà meglio rifornirsi e dare un'occhiata in giro. Ce ne sono un paio. Ah sì, questo è quello dell'armatura poi. Non è che devi avventurarti nella terra di nessuno per caso? Forse. Che lo chiedi? Ah, beh, è semplice. L'Ovest è pieno di tesori, antichi rottami e metalli abbandonati. E io ho un gruppo di robusti cercatori che conoscono bene la zona. Non avete paura dei Yenat? Tantissima, ma io lavoro quasi sempre nella terra di nessuno. Territorio neutrale, sai. Di solito entriamo da Luce Arida. Ovviamente quando non è chiusa per qualche ambasciata. Speravo che il tuo arrivo significhi... Aspetta una cosa. Adesso che mi dava... Ok, almeno il pad è in carica. Ho un'attività da gestire, che diamine. Voglio che l'ambasciata si tenga tanto quanto te. Fidati, ci sto lavorando. Buono a sapersi. Ricordati di noi. Se riuscirai ad aprire la strada, ci troverai accampati oltre Luce Arida. Possiamo comprare tutti i tuoi rottami. E se hai bisogno di parti di macchina, le nostre sono le migliori. Garantito. Va bene. A dopo, allora. Se riesci ad aprire quelle stupide porte! Sembra che non sia l'unica che vuole aprire quella porta. Chi c'era, mi sa Erend forse imprigionato tipo. Ah no, c'era un altro tipo, ok. Ah no, c'era Erend Sbronzo, però no, il tipo che devo liberare non c'entra con Erend. Aspetta, fammi vedere una cosa adesso, questo. Tanto il campo dei cercatori è dopo. Salvatrice, mi resti solo tu. Conover, è la salvatrice di Meridiana, non tua. Basta solo Aloy. Cosa vuoi? Ti prego, non mi ascoltano. Ma le Eclissi sono qui, nel timore. Ah sì, Conover. È lei che li ha sconfitti e tu la importuni con queste fesserie. Si vede che sono fuggite a ovest dopo la battaglia. C'è una delle sentinelle, Laruvik, che li ha contattati. Ho provato a origliare, ma mi hanno visto. E Laruvik mi ha attaccato. Io... ho reagito. Per difesa. Sfortunatamente non ci sono prove che colleghino Laruvik con l'Eclissi. Mentre Conover ammette di aver ucciso un commilitone. È stato quindi condannato. Perché sei certo che Laruvik stesse con l'Eclissi? Beh, ero abbastanza lontano, ma li ho sentiti usare la parola Eclissi. Non è l'accusa più assurda mai sentita, ma ci siamo quasi. Gridare alla. Zitto, che alla fine lui c'ha ragione, mi ricordo. Se devo morire, così sia. Ma se non facciamo niente, io non sarò l'unico. L'incontro di cui parli, hai sentito qualcos'altro sui loro piani? No. Ma la radura in cui è avvenuto è a est, oltre il fiume. Una decina di soldati l'ha passata al pettine. Non c'è niente, Conover.
Ci sono cose che vedo solo io. Se l'Eclissi è nel timore, li troverò. Grazie, Aloy. Che il sole ti assista. Datti una calmata, soldato. Allora, vado a fare prima questo. Fammi vedere una cosa. Questa? No, per ora non va avanti, quindi facciamo l'altra. Questa deve essere la radura in cui Conover ha visto l'Eclissi. Macchie di sangue. Cominciamo da qui. E qui è dove Conover ha ucciso l'altra guardia. Forse il Focus può dirmi se c'era davvero qualcun altro con lui. Allora, mettiamo dove mi porta adesso. Truppe Cargia. Niente di utile. Pare che indietro non c'è nient'altro. Vecchie tracce. Si allontanano da luce arida. Dovrei riuscire a seguirle usando il focus. Vediamo dove mi portano. Forse Conover non mentiva dopo tutto. Mi dispiace, brucioncino, ma mi servono. Mi serve la tua carne. Ho perso la pista. Troppe macchine nei paraggi. Forse posso recuperarla dopo averle superate. In un calderone troverò l'override di quelle macchine. Non si è accorto di niente per una volta. Ce n'era pure un altro. Sono altre o sono c'è solo lui ancora? Ah, ma si rotolano per spegnersi, non ci avevo mai fatto caso. Dai, di vampa ce n'ho già pure. Sangue. E parecchio. Ok, posso fare evidenza tracce. Vabbè, vediamo cosa c'è intanto qui. Guarda qua che c'è roba. Era un punto d'osservazione. Ma era proprio dove venire io, mi sa.
ideale per spiare quello che succede in cielo. Bene, a quanto pare il fuggitivo si è fermato per medicarsi prima di continuare. Sono tracce facili. No, guarda un lentis. Dove ti sei cacciato? Dai, prima che questi mi attaccano. Sembra il luogo ideale per nascondersi. Stiamo facendo esplodere le porte. E poi cosa? Rayad era il nostro unico legame con Vesper. Adesso anche lui. In qualche modo troveremo Vesper. Ma prima dobbiamo superare Lucian. Al prossimo cambio della guardia costruiremo. Conover aveva ragione. Devo fermarli prima che facciano altri danni. Allora, quindi già lo sapevano che ero qui. E che cazzo, a parte che non mi hai fatto fare lo stealth e mi pare una gran bastardata. Che non siete voi, direi. Mi servono cose, frammenti per potenziare le armi. Altro, allora ce ne sono almeno 3. Devo stare ferma. Credevano di coglierti di sorpresa. Allora, vorrei provare a farli stealth, però se non arrivano. Sei rimasto solo tu. Ah, proprio è rimasto quello che suppongo sia il leader.
anche questa è fatta. Ma pare ci siano altri dell'Eclissi, oltre al timore. Se questo Rayad era il loro unico legame, forse è un focus che potrei usare per arrivare a loro. Rayad viene da supporre fosse il tipo là. Ah no, è questo. Ecco Rayad. Lo sapevo. Rayad ha un focus. Adepti dell'Eclissi, se siete all'ascolto, significa che avete lasciato il dominio per trovare una nuova via. La meta è vicina. Seguite il sole oltre le porte di Luce Arida e ammirate l'ombra calare sulle future conquiste. Sorgerà un nuovo impero. Devo scovare questo Vesre e stroncare sul nascere il suo nuovo impero dell'Eclissi. Sono delle coordinate, oltre Luce Arida. E quindi per ora mi sa che... La maschera di Rayad basterà a provare l'innocenza di Corale. Devo portarla a Luce Arida. Allora, dopo aver affrontato le crisi a Meridiana, pensavo sarebbe stata l'ultima volta. Mi sbagliavo. Tanto ti ci vuole per ripiarti dopo il suo salto. Bello che qua le cavalcature, se non ti si rompono, ce l'hai fisse, ti rimango rispetto al primo. Ok, rallentava il tempo quando usi l'arco qui. Lasciamo la macchina fuori. Chi è qua che... Ma scusami. Ah, se entro dentro questa missione proprio sparisce. Vabbè, andiamo prima da sto Conover e poi andiamo dentro. Tutto su che starnutivi o qualcosa del genere. Ecco Erend. E pare abbia bevuto un po'. Ho
Sveglia, soldato. È tornata. Aloy! Scoperto niente? Dei fuggitivi dell'Eclissi erano accampati oltre la foresta e si preparavano ad attaccare Luce Arida. Hai salvato moltissime vite. Aloy, lo sai che ti credo. Ma Nosar, non basteranno le tue parole a convincerlo. Se vuole una prova, mostra quella. E digli che l'uomo che lui aveva rinchiuso ha rischiato la sua vita per eliminare una spia dell'Eclissi. Ah, sei davvero la sua salvatrice. Congratulazioni, soldato, sei un uomo libero. Uscirai da lì prima del tramonto. Questa arriverà dritta da Nosar. È fatta. L'Eclissi è finita. Quasi. Gli intrusi di cui parlavi, quelli che sono passati da Luce Arida. Il capo è pericoloso. Ed è là fuori, nell'ovest proibito. Raduna un esercito. Sole e ombra, e tu lo fermerai, non è vero? Ci proverò. Ti aiuterò. Combatterò. So che puoi farlo. Ma ne hai già passate troppe. Uscito da quella cella, goditi la libertà. La meriti. Tu finisci lì allora. Che sono a... belle lontane, è comunque di livello 10, poi comunque devo passare oltre, quindi per ora andiamo a vedere là. Cosa? E a te? A dire il vero, no. Era una giornata terribile già di suo, senza che questi due idioti scalassero la montagna durante il mio turno. E non hai idea di quanto pensi questo qui. Ehi, due idioti? Beh, sei sorda, sì, due. Ho sentito qualcun altro parlare di su. Devono essere stati presi tra le macchine di precipizio. Qualcuno è nei guai. Non vuoi intervenire? Se la sono cercata. E io qui ho già fin troppo da fare. Vuoi dire che non farai niente? Perché tu invece sì. Qualcuno è nei guai in cima a quella nube. Meglio darsi una mossa. Ah, ok, non mi ha dato... Questa dove invece? Un po' più su. Per arrivare lassù adesso, da qua penso. Yeah.
Se suoni cosa sono gli smerigli? Credo. Un fuoco saprebbe cosa farsene. Ah no, non sono degli smerigli. Nel chiulo. Arrivo, fammi raccogliere tutto. Questa mesa mi dice poi con le lenti cosa ci devo fare. L'hai visto? Sì, difficile non vederlo. È morto. Così imparo a fidarmi del primo cafone da taverna che sostiene di essere un cacciatore di macchine scalatore. Beh, almeno non dovrò pagarlo. Che ci fai quassù? Quella lì era una torre di segnalazione. Nel meccanismo c'era una lente speciale che in alcuni ambienti è molto preziosa. Dal momento che i Karja intendono smantellarle, io volevo salvare la lente prima che venga distrutta. Tu portamela insieme a quella delle altre torri e io ti ricompenserò per il disturbo. In realtà ne ho già trovate. Oh, guarda un po'. Non devo insegnarti niente sull'opportunismo, eh? Allora le prendo in custodia. Penso che questo dovrebbe bastarti come ricompensa. Sono una mercante onesta, in fondo. Grazie. Aloy. Raya. Bene, Aloy. Direi che appena potrò farò ritorno a Luce Arida per rimettere in sesto questa caviglia. Ma resterò nei paraggi, nel caso tu voglia prendermi la lente su questa torre. Senza pressione, così per dire. E sarai ricompensata. Vedrò cosa posso fare. Bene, sono dentro. Ma le trovo già, ce l'ho già tutte, mi pare strano. Mi ricordavo che ce n'era una. Però mi pare anche strano che sono nelle zone dopo, effettivamente. Vabbè, chi se ne fotte.
No, qua non ho rifatto il giro. Eh sì. Aspetta. Che cazzo, il platforming, sta cosa che lei non si ferma sui bordi negli Horizon. È l'unica cosa che mi fa incazzare, non c'è male proprio, perché rende il platforming ogni tanto un'esperienza da incubo. Cioè basta che poco ti sporgi, mica dici si ferma, no, lei si butta di sotto, perché non è che dici o salta o... Madonna, quanto ti deve far girare il cazzo, Un dispositivo di segnalazione e una delle lenti da portare a Raina. Ho preso la lente, potrò scambiarla con Raina quando la vedrò. Trovato qualche lente? Forse. Dipende cosa mi offri. Ah, barattiamo, dai. Tieni. È uno spettacolo. Ecco, questo è tuo, per il disturbo. Ora, se dovessi trovarne altre, vieni pure a portarmele a... Ah no, quindi ce n'erano altre. Certo. Ci vediamo. Cavolo, che ha fatto sto verso. Oh, aspetta un po'. Come funzionava adesso sta cosa? Tipo... Come funzionava per potenziare? Ah, forse che... No. Dovrò imparare anche questo, quindi così poi ce l'ho tutte. Probabilmente. Quindi io tipo lavoro così e attivo con R1, ecco come funzionava. Minchia, no, da qui meglio di no. Aspetta, forse potevo scendere dall'altro lato. Adesso che missione ho attiva? Ah, ok, questa, giusto, perfetto. Andrei a vendere tutta la roba che è vendibile.
prima. Vediamo se c'è un banco da lavoro. Che già potenziare le robe magari farebbe comodo. Tanto non ho. Banco da lavoro. Però aspetta, magari tra le scorte c'è qualcos'altro. No, pare di no. Se mangia l'ussetto, mai fatto via un colpo, pare che stavi a strozza, ma no, più che l'arco da guerra. Ma la fionda non posso a quanto pare per ora, quindi niente. Per ora non posso più potenziare niente, a parte l'arco di precisione, che però l'ho levato, infatti, quindi non ha senso. Ecco Erend. E pare abbia bevuto un po'. Signore? Tocca a noi. Vi rilassate un po'? Di unirti a noi, poi chi salveremo? Fammi indovinare. Vai sempre di fretta. Allora, dimmi che spara. Com'è andata dopo che io... Quando sei partita di nascosto? Benone, l'avanguardia regge. Ho aiutato Avad a sistemare tutto dopo la battaglia. Sono stato via un mese perché volevo seppellirlo. Poi sono tornato e mi hanno chiesto di sfruttare questo Guadis che deve andare all'ambasciata. Pensavo fosse un lavoro facile e infatti è andata male. Non potevi farci niente. Non è colpa. Però un paio di queste ti credo. Io ora devo andare. Non ti fermerò. Però ehi, sei proprio sicuro? Il mondo è troppo per una sola... Erend. D'accordo, sì. Ci ho provato almeno. Cioè, quello che voglio dire è che... se avrai bisogno di me... So dove trovarti. La prossima volta anche sobrio. Ci proverò. Attenta là fuori, Aloy.
Rilassati, Paeve. C'è un grosso muro di... Sei tu al comando qui? Spiacente, no. È il comandante Nosar. La Wan, il suo secondo. Bene. Cosa ha portato Aloide in ora a luce arida? Sono qui per l'ambasciata. È il mio lasciapassare per andare a ovest. E ora che finalmente è arrivato Vuadis lo studioso, è la volta buona che inizi. Sì, il sacerdote del sole. È arrivato scalciando e strillando dietro la sua scorta. Ci tiene molto alle sue pergamene. Però l'ambasciata resta sospesa. Il comandante Nosar ha già dato il segnale. Ma i marescialli Tenact devono suonare il corno. Bene, ho capito. Allora apritemi le porte. Abbiamo delle questioni in sospeso. Non ne dubito, ma... purtroppo non posso. Ordini dall'alto. Di norma le apriamo a chiunque osi avventurarsi là fuori. Cercatori Oseram, cargia particolarmente temerari. Ma nessuno può varcarle prima di un'ambasciata. Si farà dopo la partenza dei Tenact. Dov'è il comandante Nosar, allora? Se ha ordinato lui di chiudere le porte, me le farò aprire. Ti porto da lui, però ti devo avvertire. Il comandante non infrange il protocollo. Specie quando hai nervi a fior di pelle. Questo lo vedremo. Di qua. C'è un gran fermento da queste parti. I Tenact hanno demolito tutto durante i giorni rossi. Si lavora da 2 anni. Ma c'è ancora molto da fare. Il fermo di Aspra Catena ha quasi bloccato la ricostruzione. Ma una certa Nora ha rimesso tutti al lavoro. Ho solo dato una mano. Certo, e Ulvund ne sarà stato entusiasta. Levati, soldato. Signore, fammi camminare un po' più veloce. Vediamo cosa c'è l'imboscata poi. Io ti ho avvertito. E buona fortuna. Come si può tenere un'ambasciata con dei selvaggi che faticano a governarsi da soli? Cos'altro possiamo aspettarci dai barbari? Ah, sei Aloy, vero? Sì, quella che ha sgombrato la valle per te. Quella, Aloy. Ti siamo grati per quello che hai fatto. Almeno noi siamo pronti per l'ambasciata. Non hai dato il segnale? Entrambe le parti devono darlo, finché i selvaggi non suonano i corni. Aspettiamo. Sì, poiché appena i primi avranno... Taci. Perché ritardano? Zittito proprio. Ma la faccio incazzatissimo. Aspettate e basta. Andate a vedere che succede. Questo non è un angolo dimenticato dell'est da cui vieni tu, Nora. Questo è l'ovest proibito. Se non ti piace... torna a Meridiana, fa un esposto. La Meridiana che io ho salvato. Esatto. Nessuno attraversa le porte fino all'arrivo del terzo clan e al suono del corno Tenact. Neppure la salvatrice di Meridiana. Grazie, ma ho aspettato abbastanza. Io vado. Assolutamente no. Questa ambasciata dipende dal rigoroso rispetto del... impedisco! Voglio proprio vedere. Provaci. Apri le porte, per favore. Non deve attraversare le porte. Questo è un ordine! Scusa, non posso. Lei è la salvatrice! Non aprirete nemmeno alla regina madre! Le porte stanno chiuse finché il corno non suona! Te lo chiedo con le buone. Io non so cosa fare. Ehi, va. Ciao, Eren. Gli ordini sono... Di solito. Sai, Aloy vuole fare qualcosa e c'è gente che glielo impedisce. Queste niente porte! Di ora basta! Arrestatela! Avanti, provateci!
fuoco di supporto? Sono pronto. Ehi, Nothern! Stupido bastardo. Si può sapere come ti permetti di sbattere la porta in faccia alla salvatrice di Meridiana? Come la prenderai il Re Sole, Avad, quando lo verrà a sapere? Ti promuoverà? Ah. Fatela passare, gente. Alla salvezza del mondo. Hai scordato qualcosa a Meridiana? Senti, Varl. Fa niente. Ce l'ho fatta. Ah, vero che l'avevo abbandonato là praticamente. La tribù di cui ci ha parlato Marad, i Tenak, ci serve il loro permesso per andare a ovest. Sì, almeno così non dovrò guardarmi sempre alle spalle. Ma l'ambasciata non è ancora iniziata. Scusa una cosa, ma... perché questo non è ancora fatto. Spero. E facciamo irruzione. Niente più politica, niente più ritardi. Per meno adesso hai dei rinforzi. Infatti. Quello è il confine tra est e ovest. Varcalo e morirai. Un momento. Stiamo calmi. Nessuno può attraversare la valle fino al nostro segnale. Questo era il nostro accordo con i Karja. Non sono Karja. Sono qui per conto mio per chiedere il permesso di passare. Ma hanno aperto le porte per te, non è così? Qual è il significato di questa violazione? Perché i Piarelli hanno intenzione di trattarmi? I Karja sono inaffidabili, è risaputo. Lasciateli stare. I Karja non c'entrano. Vado a ovest per salvare delle vite. E forse anche voi. Sappi che l'unica vita che puoi salvare è la tua. Tornando indietro. Adesso. Fermi! Su una cosa sta dicendo la verità. Non è una Karja. È una Nora del selvaggio est. Se vuole salvare delle vite, perché non l'ascoltiamo? Fatemici parlare. Consideratelo il mio ultimo desiderio in veste di maresciallo. Una Nora audace dai capelli rossi. Devi essere la salvatrice di Meridiana. Solo a lui. Sono Fashavi il Caparbio, membro del comando Karja, ultimo dell'armata del tramonto. Devi perdonare i miei compagni. La tensione è alta. Questa ambasciata è molto delicata. Stanno per restituirmi al dominio, un gesto che mira ad alleviare i gravi lutti del passato. E poi arrivi tu, senza invito. Non voglio causare problemi. Devo solo andare a ovest. Ho capito. Potrei aiutarti, ma devo sapere perché. E avere la certezza che poi non dovrò pentirmene. Mi hai chiesto perché voglio passare. Te lo dirò, ma non ti piacerà. 6 mesi fa abbiamo salvato il mondo. Ma la minaccia c'è ancora. Peggiora ogni giorno, sempre di più. Scatena tempeste, avvelena le acque e fa impazzire le macchine. La causa si trova a ovest. Solo io posso fermarla. Ho visto le tracce e ho saputo degli incredibili eventi accaduti a Meridiana. Un'armata di demoni, un'eroina dalla chioma rossa. Sono portato a crederti. Il peso del tuo incarico è scritto sul tuo volto, più chiaro dei miei segni.
Ti darò questo come prova del tuo diritto di attraversare le terre del Nacht. Un incarico così gravoso e siete solo in due. Te lo dico in veste di aspirante diplomatico. Gli alleati sono fondamentali. Nessuno conosce l'Ovest come Carro. Lui può aiutarti. So che può mettere paura, ma cerca di guardare oltre. È un uomo di parola. Forse, se servirà. Come vuoi. Lo trovi nel suo palazzo, oltre le montagne a sud-ovest. Digli che ti mando io. E vedrai. Guardate! È il clan del cielo! Marescialli, non è stato facile, ma ho con me il clan del cielo. E il comandante? No, non ne ho convinti tanti. Lui è ignaro di tutto. Abbiamo tutti e tre gli stendardi. Non importa se il clan del cielo non è numeroso. Vero. Suonate il corno. Che cosa succede? Non tutti i Tenakt accettano l'idea di trattare con i Karja. Ma c'è il numero per iniziare. Allora mi incammino. No, gli altri te lo vieteranno. Il tuo passaggio sicuro l'avrai dopo l'ambasciata. Già hanno aperto le porte. Sorto su una terra devastata dalla guerra, il sole tramonterà su una terra in pace. Questo è il giorno. Marescialli! Voi che vi definite Tenakt! Regal, il più grosso sbaglio del capo Ekar. Una sua rivale che doveva uccidere. Avete dimenticato che il nostro popolo è nato nel sangue! Il sangue dei Karja! Siete arrivati al punto di affidare le lance a un capo che cospira contro voi! Ekar ci ha traditi! L'ambasciata lo prova! E tutti voi, marescialli, ne siete complici! Per questo, io vi condanno alla morte! Le tue vane minacce non saranno sufficienti a intimidirci! Esule! Vero che c'è uno del primo di questi incontro. Thank you.
Aprite le porte! Aprite le porte! Coraggio! Resistete! Fuoco, fuoco! Non riesco a mirare! Non è andata proprio bene l'assemblea, diciamo. Perché me lo fa sembrare facile uccidere le macchine? Dio, facile. Cosa vedi? Restiamo solo noi. Lancieri! Muoversi al centro! Tutti pronti! È vero che ci sono ancora tutti loro. Al riparo! Arcieri sul crinale! Sono inutile provare il coraggio. Arrivano! Aspetta, avevo visto che c'era un punto dove ci si poteva arrampicare, sembra. Sì, vorrei. Si combatte qua giù, non lassù. Ma dai, va a fare un gul. Andiamo! A cosa sono deboli? E va a fare un gul. Pure tu che sei arrivato così de corsa. E alzati. Troppo casino sto combattimento. Oh, vaffanculo, un po' troppo così. Ma no, mentre mi curavo poi, bastardo. Ma poi guarda, gente che decolla. Che cazzo mi ha fatto la presa? Lì mi pare che non moriva, anzi. Forse mi ricordo male. Siamo rimasti noi due, Bar. Ne usciremo anche stavolta. Per la madre!
E dai, però cazzo, un po' troppo. Questo era uno dei combattimenti veramente più incasinati del gioco, forse. Almeno, all'inizio sicuro. Dai, esplodi. Basta! Voi, stranieri, vi scuoierò entrambi. Capo, concedimi l'onore di questa sfida. Concesso. Oppure il boss, no? Sono con 4 cure. Ah, da lui lo frego forse adesso. Ma va a fanculo. È vulnerabile. Non mi fermerai. Salva la vita. Compagni, questo è il giorno in cui avete decimato i marescialli, massacrato i Karja. Così ha inizio la guerra a Ekarro. Ripiegare. Sapevi che ti facevo il culo, eh? Infatti sì, lui è dopo quello che mi sa che mi segue, che gli faccio pure la protesi. Ecco perché me lo ricordavo bene. Lui dopo alleato. Vuoi partire senza di me, vero? Mi servirò Eric. Per il momento. Forza. Ti riaccompagno al forte. Yeah.
Arraffiamo tutto, ragazzi. Come protezione è inutile, ma forse posso usarlo per planare. Ah, eccolo. Aloy. Stiamo ancora cercando di riprenderci. Pare sia scoppiata una guerra civile tra i Tenact. Temo sia così. I marescialli non si aspettavano l'attacco di Regalla. E l'intera delegazione Karja è sterminata. Nozar, Wadis... Beh dai, per Wadis e Nozar non mi dispiace tantissimo. Anzi, io andrò a ovest. Tu rincoglioniti. Spero che il permesso di passare sia ancora valido. Per quanto mi riguarda, sono pronta ad attraversare il potere di... Comunque, se dai gioco un altro po', poi vorrei mangiare. Questa non è che la soglia dell'ovest. È praticamente il prologo, si può dire quasi che finisce in realtà adesso. Non prima. Patria della tribù degli Utah. Qui non è terribile. Quello che vedi è la terra di nessuno. Doveva essere terreno neutrale, ma chiaramente non per quella Regalla. I suoi ribelli vengono da nord. Se cavalcavano quelle macchine, dovevano essere accampati laggiù. I ribelli cavalcavano Scavazzanna. Gli stessi che erano nel timore. Pensi che i ribelli li abbiano portati nel timore? Come avrebbero fatto? Non so. Mi metterò a indagare. E comunque, parecchi Karja e Oseram sono passati prima che le porte fossero chiuse per l'ambasciata. Potresti cercarli. Vedi come stanno. Farò quello che posso. C'è un collo lungo nei paraggi. Un collo lungo? Ce n'è uno, è laggiù, al confine Utah. Ma perché... È difficile da spiegare. Mi farà orientare meglio. Se lo dici, infatti quasi che andrei a farmi per primo lui, poi. Posso dirti prima che vai? Mi rimetto in viaggio. Buona fortuna. Troverai le porte sempre aperte qualora volessi tornare. Non temere per i tuoi amici. Ci penseremo noi. Ti ringrazio. Che il sole ti protegga, Aloy. Spero che trovi quello che cerchi. Allora adesso. Se avanzano le metto da parte. Vediamo. Ah, creiamo innanzitutto questo. Questo. Poi riprendiamo tutte le medicine che mi servono. Bene. Ok, così era. Ecco l'ovest proibito. Una nuova frontiera da esplorare. Le coordinate della Guglia mi... Quindi quella di prima l'ho finita. La principale, sì. Sì. Finire quella degli Scavazzanna a sto punto. E qua due passi. Ci potrebbe far restare. Sì, ci potrebbe far restare la cosa. Anche vero che c'è pure, in teoria,
questa. Questa di Kairouf recupero. Esatto, eccolo infatti. Allora aspetta, prima facciamo, andiamo anche da lui. Poi qua ho 5 punti addirittura. Allora, qua non ne ho altre che avevo che magari no, perché tanto le devo finire tutte e quindi questo non sarebbe male, infatti, quasi quasi. Vabbè, questo ci sta. Questa cos'è che faceva? Consuma, riprende la salute e aumenta la resistenza agli effetti negativi. Nope. Quindi così funzionava. Ah, ok, ecco come le potenze. Sì, forse è stato sprecato così, però dai. Quindi aspetta, 3, 2. Ok, valgono quelli, poi te li segna come, ok, ok. Sarà una passeggiata. La piaga, le tempeste, i cavalcamacchine di Regalla. Ma dovrò superare tutte le sfide e trovare il modo di aggiustare il mondo. Come voleva Elisabeth. Sì, il gioco è proprio effettivamente inizia adesso. La donna a capo dell'imboscata, Regalla, controllava moltissime macchine. C'è solo un'altra persona con quelle conoscenze. Silence. Ma cosa ci guadagnerebbe? Perché aiutare i ribelli Tenact? Queste le metto da parte. Raccogliamo tutto il necessario. Soprattutto che così mi rifaccio un bel po' di frammenti anche. Bisogno, lo troverò nella scorta. Guarda qua un'altra cassa. Adesso posso fare questo. No, bene. Ora posso lanciarmi da qualsiasi. Quelli sono i cercatori che erano a Luce Arida. Sta succedendo qualcosa. Grazie arrugginite. Sei sicuro di poterlo fare? Ma guarda, la salvatrice di Meridiana e della mia attività. Saluta, Larend. Salve, è un piacere. Sai, non fosse stato per lei, forse non sarei qui a parlarti adesso. Brutta storia, l'assalto dei Tenat all'ambasciata. Gli abitanti di Luce Arida ti sono grati per averli cacciati. Questa è la tua attività, quindi? Il posto migliore per commerciare parti di macchina qui a ovest.
Presto potremo ampliare ancora i nostri commerci. Troppo a lungo l'Ovest è rimasto, beh, proibito, pericoloso. Ma se ti dicessi che possiamo creare una corazza così impenetrabile che non dovrai più preoccuparti di sopravvivere in queste zone? Sarei curiosa di darle un'occhiata. Come mi aspettavo! Ecco perché ho chiesto ai miei cercatori migliori di recuperare i materiali, in modo da crearla. Ognuno mi presenterà un prototipo. La migliore opera verrà messa in vendita ai cacciatori. Cacciatori come te. Che fortuna. Me lo voglio subito l'armatura questa, uff. Mi dispiace, i miei affari mi richiamano ad Aspra Catena. Parla pure con Laren di mia assenza. Sono ansioso di vedere cosa ti inventerai. Fidati, eliminerò la concorrenza come scintille. Ti prego, aiutami. Di che stai parlando? La corazza. Ho fatto decine di versioni, ma nessuna va bene. Ci sono altre squadre più a ovest. Se le loro corazze saranno migliori, posso dire addio a una montagna di frammenti. Vinci un premio se Keruf sceglie la tua corazza. Bello grosso. E ho già il progetto perfetto. Ma servono le parti giuste. E in fretta. Quindi ecco, ti andrebbe di accettare il contratto e portarmele? Che ti serve di preciso? Casse di Arcapodi. Le loro placche possono resistere a qualsiasi cosa. Sono la scelta ideale. Ne sono certo. Credo non sia un problema. Ah, beh, oddio, rompere un po' il cazzo è un problema. Ecco il contratto con tutte le informazioni che ti servono. Tu abbatti le macchine e i miei uomini penseranno alle casse. Penso che ci darò un'occhiata più tardi. Grazie. Allora. Qua è pieno di roba da fare adesso, un momento però. Beh no, aspetto questo più vicino però così. Voglio leggere quel contratto prima di andare a caccia. Ci sono molti resti antichi. Chi è che mi ha visto già? Ma già questi? I predecessori le tentarono tutte per arginare lo sciame di faro. Per dare tempo al Sirodome. Bene, vediamo un po' cosa c'è qui dentro. Allora, adesso. Vogliono intrappolare quegli Oseram. Sulla parete ci sono dei cristalli rossi. Per il momento non posso farci niente. Credo che in effetti questa cosa non la posso fare per ora. Beh, senza un modo per superare quei cristalli rossi, non posso fare così. Rovine del mondo antico. Cosa ci sarà dentro?
Ah, ma non sono nemici. Ok. Ah, quindi le posso fare ste rovine per ora o ancora no? Questa cassa può servire. Ah, forse aspetta, posso così arrampicarmi. Ma qua secondo me per entrare devo... Serve per forza la cosa per far esplodere le porte. Cioè sti muri qua con la roba rossa. Faccio un'altra prova, ma a rientrare un attimo. Ah, guarda che mi stavo lasciando però. Cosa posso ottenere in cambio? Ma secondo me per ora qua non se ne parla minimamente. In testa proprio. Oh, però strano, già all'inizio così è di livello pure basso. Bella domanda. Questa porta è chiusa. Forse c'è un altro ingresso. Sì, va capito dove. Perché qua mi dà sta cassa, poi... anche qua però effettivamente mi potrei arrampicare, ma... Sono troppo vicina. No, però aspetta. Guarda però di qua effettivamente. No, però in realtà mi pare che non cambia assolutamente una minchia. Mi conviene venirci più avanti, mi sa. Però di livello basso in realtà non puoi fare un cazzo praticamente per ora. E quindi dai, andiamo a fare quella degli scavazzan. Così poi magari vado, magari faccio uno, due, tre. E per stasera a posto così. Quanti metri è? 'Cavolo, è più che altro che però ti danno poveri animaletti, mi dispiace pure, ma ti danno serve.
sempre sti cose anche qui, giustamente. Aspetta, proviamo a fargli però la cosa agli smerigli. Ah no, è un fan di nubi, non è uno smeriglio questo. Ma cos'è che mi sta avvelenando, scusa? Ok, qua c'ha senso perché c'è la piaga. Meglio non provocarle. Sembra un avamposto. Con dei recinti. Forse è qui che il Galla tiene le macchine. Meglio dare una ripulita prima di guardarsi intorno. Così pochi? Solo tre? Ah no, sembrava così. Era che ne stavo vedendo un altro. Che cazzo? Eliminiamo anche questo. Che cazzo? Ti pare? E dai. Era l'ultimo. Molti recinti e poche macchine. Dove sono finite le altre? Controlliamo la caverna. Un ponte mobile. Potrei attraversarlo. In posizione. Come abbasso il resto del ponte? Bene, ponte abbassato.
Aspetta, che qua rischio che c'è qualcun altro molto facilmente, o forse no, forse incredibilmente no. Mi sa che conviene fare il viaggio rapido. Allora, viaggio. Beh, dai, sto pieno, quindi. Dall'ovest. Novità? I ribelli Tenakt tenevano gli Skavazanna in recinti dall'altra parte delle montagne. Le cariche di Ulvund hanno aperto una voragine e sono finiti nei tunnel. Li hanno percorsi fino alla miniera e poi sino al timore. Giusto. Tolti i ribelli, se c'è qualcuno da incolpare per gli Skavazanna, è Ulvund. Radiosi raggi del sole. E per tutto questo tempo ha dato la colpa a noi. Portami Ulvund e anche Petra. Che faccio ho fatto? Trattato peggio di una povera squattera. Ti conviene avere un ottimo motivo. Cosa? Lei che cosa ci fa qui? Anch'io vivo qui, sbullonato. Sbullonato. Ma che succede? Per merito della Salvatrice, il sole ha fatto luce sull'incursione di Skavazanna. I ribelli Tenakt possedevano dei recinti di macchine dall'altra parte delle montagne. Una voragine li ha risucchiati e sono stati trascinati nei tunnel sotterranei che conducono a est fino al timore. Allora è stato un incidente, ma voglio ricordarvi che sono stati i Karja. Non ho finito. La voragine è stata provocata da scavi non autorizzati nella miniera meridionale. Tu sei responsabile dell'invasione di macchine, della morte degli operai e di tutte le devastazioni avvenute dopo. Quanto? Caro magistrato, per caso hai preso un colpo di sole di troppo? Non avrei mai dato un ordine simile senza consultarti. Le prove dicono il contrario. Aloy ha trovato una nota di carico nella miniera. Hai aggirato le leggi del dominio, Ulvund. E tutto solo per qualche frammento. Stavi per far annegare gli altri tuoi minatori e non contiamo il fatto che hai mandato laggiù quel dannato bestione per minacciare dei rifugiati. Io esigo un'indagine ufficiale. Non sarò mai vittima di un subdolo intrigo dei Karja. Certamente. Istituirò un'inchiesta approfondita su tutto. Gli Skavazanna, la miniera, i rifugiati. Ogni accordo commerciale su cui ci sia scritto il tuo nome. Non sarà necessario, vero? E se invece me ne tornassi alla conquista? Beh, per la corona quello sarebbe un vero risparmio. Ma certo. Partirò non appena avrò concluso degli impegni già presi. Ho risolto delle questioni. D'altra parte, il benessere di Aspra Catena in una transizione come questa... No, invece te ne vai subito. Aspra Catena se la caverà. Davvero affideresti questa sottospecie di discarica a lei? Ah! Ti auguro il peggio. Vattene! Non ti vogliamo! Non ci servi! Passa Gli sta bene!
Sollevatevi! Il fango ti dona molto, Ulrud. Proprio come il sole dissolve le ombre. Grazie per l'aiuto, Aloy. Se lo meritava. Tieni, voglio darti questo dono per ringraziarti. Hai reso al dominio e al sottoscritto un grande servizio. E noi due dobbiamo parlare di molte cose. Sì, è vero. Non è un ruolo semplice da ricoprire, ma lo farò. Grazie a te, Chioma di Fuoco. Va bene. Aspetta. La catena starà meglio con Petra al comando. Sei tu la scintilla pazza che dobbiamo ringraziare per aver cacciato Ulfund. Petra dice che porti guai. I guai sono sempre benvenuti. Da un'occhiata. Nel Tibore non troverai delle armi come le mie, garantito. Allora. A presto, Rossa. Per allora forse avrò il mio martello. O forse non si romperà. Adesso oltre roba qua che posso andare, risorse. Allora, no, ma il banco da lavoro voglio usare la nonna. Ecco, per ora ci sta a tenere quella, forse. Privata è stata modificata. Cacciatore, vai, mi tengo. Poi, potenziamenti arma, cosa posso potenziare? E che quella non la uso, non voglio sprecare roba per... però aspetta, posso potenziare questo? Ho preso anche il trofeo. Le sacche ci sta a potenziarsi, sacca dei cavi, le bombe. Ah, per la fionda, sì. Poi, allora, inventario. Cos'è che ho potenziato che posso mettere una bobina? Ah, l'arco questo. Aumenta i danni da acido. Tensione massima, probabilità di colpe di infliggere cose. Anche questo c'ho l'acido, anche se in realtà c'ho già l'altro, però dai. Vabbè, fatto ormai. Però evitiamo, che non so se le butto via come nel primo, devo farci caso magari. Vabbè, qua dai, facciamo che... Ah, ne servono 5, però. Allora vaffanculo. Allora... Vabbè dai, qua qualcosina impariamolo magari. Allora, non potrei fare sì quel qua perché c'è una quest secondaria. Potrei anche finire le fosse effettivamente qui adesso. C'è una quest secondaria che non ho mai fatto. Vabbè, che è una cazzata. Cioè, devo ti insegnare come si gioca questo. Dai, proviamo.
forzi a capire dov'è, però. Fare gesti strani con ste mani. Ti spiegherò tutto in un secondo. E ti aspetta un premio se batterai i miei tabelloni. Allora. Bene, partiamo dalle basi. I Tenact dicono che Batosta Meccanica è un gioco di pura strategia. Ognuno ha un set di pezzi. Ogni pezzo rappresenta un tipo di macchina. E ogni macchina ha un certo valore in punti vittoria. Per vincere, bisogna ottenere 7 punti vittoria distruggendo le macchine dell'avversario. Non è facile ricordarsi i dettagli di ogni macchina, perciò usiamo questi appunti come promemoria. Vedi quel numero nell'angolo in alto a destra? Sì. Indica i punti vittoria che si ottengono distruggendo quella macchina. Negli appunti è riportato anche il movimento massimo, la potenza dei suoi attacchi, la distanza da cui può colpire e ovviamente la sua salute. Per ora può bastare, iniziamo. Ti spiegherò il resto mentre giochiamo. Il tabellone è mio, perciò decido io chi inizia. Essendo la tua prima partita, comincia pure. Ah, ecco. Di solito puoi scegliere quali pezzi sistemare sul tabellone, per ora usa questi. Prendi quel pezzo alla tua destra e spostalo in avanti. Ricorda che ogni macchina ha un movimento massimo. Se non te lo ricordi... Sì, non posso metterla qua. Ah, ok, muovi. In ogni turno si possono muovere due macchine. Adesso scegli il tuo secondo pezzo. Perfetto. Per ora non hai altro da fare, perciò a tutta forgia. Muovo. Cos'è a tutta forgia? Tocca di nuovo a te. Questa volta perché non provi ad attaccare un mio pezzo? Era proprio quello che volevo. Macchina alla tua destra. Ora muovi quel pezzo. Quando attacchi, il potere combattivo della tua macchina viene confrontato con quello del bersaglio. Il potere combattivo prende in conto il suo potere d'attacco. Questo è la tua macchina. Perciò il suo potere. La mia macchina non sta attaccando, quindi ha 0 punti di potere. E come la tua macchina non è influenzata dal terreno di tipo, tirando le somme. Quindi la tua macchina può finora tutto chiaro? Sì, praticamente. Sapevo che eri sveglia. Finisci attaccando la mia macchina. Ci vai giù pesante, eh? Ora. Ora. Come vedi, la tua macchina non può attaccare la mia. Se vuoi, puoi farla scattare. Così si muoverà di una casa. Prova! Lo svantaggio dello scatto è che la tua macchina non potrà attaccare. Alcuni preferiscono rischiare il sovraccarico per uno scatto. Ma tieni a mente questo rischio. Prova a farlo, così capirai cosa intendo. E con questo il tuo turno è finito. Ora ti rivelo un comodo trucchetto. Quella macchina, la più vicina a me, prendi la forza. Quella è la più vicina? Aspetta. Le macchine, come nel mondo reale, hanno punti corazzati e punti deboli. Li trovi indicati sui singoli pezzi. Il blu indica i punti meglio protetti,
Colpendoli infliggerai dei danni, ma niente di che. Il rosso, ti faccio vedere. Ruota quel pezzo finché non è rivolto verso il mio. Ora attacca la mia macchina. Fuori dal tabellone! Ed ecco i tuoi primi punti vittoria. Non ne hai ancora ottenuti 7, quindi continuiamo. La tua macchina ha attaccato, ma non si è mossa. Forza, spostala in basso verso il mio ultimo pezzo. Hai già attaccato una macchina e mosso un pezzo. Ma, sovraccaricando la macchina, potrai attaccare un... Calcolando la salute della tua macchina, sacrificherai un pezzo per sconfiggere il mio. A volte questa può essere una buona tattica. Sovraccarica la macchina. Non è uno spasso? Beh, oddio. Lento come la morte, insomma. Otterremo buona notizia, care. Riceverai i tuoi, quindi raggiungerai per primo. Questo dimostra che a volte ti sarai accorta. Ma, quindi, non era poi così complicato, no? Cerca di individuare sempre il terreno migliore da cui attaccare. Potrebbe darti un bel vantaggio contro un avversario come quello. Ha salvato il di dietro più volte. Allora cercherò di ricordarlo. Oh, quasi scordavo. Questi sono i miei pezzi di riserva. Voglio che sia la salvatrice di Meridiana ad averli. Certo, è un piccolo set, ma dovrebbe bastarti per partecipare a qualsiasi partita di Batosta. Puoi anche rivolgerti a intagliatori specializzati. Hanno pezzi unici di ogni tipo che possono ribaltare qualsiasi partita. Dovrai. Questo non l'avevo mai fatto. Non ci avevo mai giocato. Potresti avere fortuna e trovarli in giro. A volte ho perso dei pezzi, o una nottata di caccia alle macchine, o di bevute. Non ringraziarmi, è sempre un piacere aiutare i nuovi giocatori. Ora, se hai voglia di fare sul serio, ho molti altri tabelloni. Potrei insegnarti qualche altro trucchetto? Grazie, io ci penserò. Devo andare a salvare il mondo, sai com'è. Alla prossima, Aloy. Proviamo a vedere se riusciamo a finire quella, l'arena qui, che avevo iniziato oggi. Che tornavo a livello un po' più alto, farti il culo. Brava amica mia, davvero brava. Stai bene? Sì. Ecco, così imparo a voler competere con la salvatrice di Meridiana. Beh no, dai, prima hai fatto il culo. Per la nuova campionessa. Grazie, Odurka. Vedi di non sparire e torna quando hai voglia di una vera sfida. Ce l'ha presa le batoste. Bene, qui ho finito, credo. Buona fortuna. Beh, che tuffo. Ma io ho fatto il possibile. Se vuoi puoi continuare ad allenarti. Bene. Buona fortuna. Ma scusa. Parla con il... Però... Ed ecco.
però nel senso è finita, quindi buona fortuna. Marchio del clan del deserto del... ah vabbè sì, quindi è fatto. Allora, porca miseria. Che intenzioni avranno? Hanno cavalca macchine di pattuglia. Farò attenzione. Non avresti dovuto farlo. Intrusa! Allora, ah, ecco quello che avevo shottato prima per venire. Scalare quella parete per entrare nell'accampamento. Ci siamo. Se voglio capire cosa sta succedendo qui, devo prima scoprire chi comanda. Abbassate la guardia. Probabilmente si tratta della rossa. Ci sta provando. Sì, si tratta della rossa. Usate, non le avevo mai caccate queste abilità qua, effettivamente sono fortissime quelle là, tipo delle frecce. Ho shootato praticamente tutti. Quanti ce ne sono ancora? Almeno due. Cazzo, m'ha preso.
Ah, ce ne sono almeno più di uno, però in realtà. Guarda. Uno. Due. Troppi di più ce ne sono ancora, effettivamente. Quattro. Sei pronta ad affrontare? Cinque. Cazzo, dai, in testa! Oh, l'hai sentito questo? Forza, allora! Guarda che ci si è provato, eh! Sì, se li vediamo però. Dove ne manca? C'è uno che secondo me mi pia un culo se non sto attento. Sto giocando decisamente meglio della prima run, sto sfruttando un po' tutto, a sto giro almeno anche. Entriamo dentro così armati, proprio pesissimi. Anche perché qua dentro ci sarà gente sicuro, mi viene il dubbio. Infatti guarda. Bello scudo, ti è servito a tanto, stronzo. Ci speravi. E queste strutture è un centro di comando. Fedeli Tenact, ascoltatemi. So che un soldato di questo campo ha provocato apertamente uno dei figli di Prometeo. Ricordo a tutti che i nostri alleati hanno l'onore di fornirci le macchine che noi cavalcheremo fino alla gloria. Il prossimo idiota che reca loro disturbo sarà sviscerato e lasciato a morire nel deserto. Questo è l'ultimo avvertimento. Dici che basterà? Sì, dovrebbe impedire ai tuoi uomini di litigare con i miei. Te ne sono riconoscente, Agatha. Quindi Regalla non è sola. I figli di Prometeo le hanno permesso di controllare le macchine. Una mappa del timore, con movimenti da e per luce arida. Sono segnati tutti i punti deboli del forte. Abbastanza da far esplodere qualcosa di grosso. Faranno saltare luce arida.
per creare un varco abbastanza grande per un esercito. E così Regalla vuole invadere il dominio. Almeno quando avrò un esercito abbastanza grande, devo distruggere quella vampa. Che cavolo è qua compenetrato? Dov'è che è sto coso di vampa? Vampa. A poca distanza dal confine Cargia. Ce n'è abbastanza per far saltare in aria Luce Arida. Devo colpire la vampa, così salterà in aria. Penso che ora i ribelli leveranno le tende da qui. Posso occuparmi subito degli altri o andarmene. Comunque, qui il mio lavoro è finito. È morto così male sul falò, tra l'altro. Allora, vado a fare questa ultima cosa per oggi. Devo trovare altri di questi campi ribelli per impedire che diventino una minaccia. Devo scoprire di più su questi figli di Arida. Mi impedirò di aiutare i ribelli a massacrare altri Tenakt, per non parlare dei Cargia. Aspetta, a vedere una cosa. Ah, le cose rotte, ok, giusto. Sai, prima di chiudere ci sta a fare sta ultima. Segnale. Un collo lungo. Con l'override otterrò dei dati sull'area circostante. Quello sta. Allora, uno. Non è che è uno dei droni, no, è il collo lungo e basta, credo. Quel rumore. Sono vicino a un collo lungo. Posso usare l'override per estrarre dati su quest'area. Porca puttana, sono quasi morto.
Ma quando sapete spara pure i laser voi così? Vabbè, però allora non me devi romper ca. Allora adesso poi intanto ripiamo un po' di cure possibilmente. Fatto è, dove sta la batteria? Che qua c'è qualcuno ancora in me, qualcuno ancora vivo. Tengo qua per quando mi serviranno. Saliamo su perché qua là sopra c'è qualcosa, forse che pare tipo una batteria quasi. È là dietro la batteria sicuro, ma come si raggiunge? Cazzo! Non cominciamo, Dai che voglio chiudere dopo questo, neanche mi sto a fare quella, domani faccio la caccia, quella, il contratto. Ma che si compenetra attraverso. Ci sarà mai un giorno un gioco, vabbè, poi ci sta, però fa ridere a una certa. Che cazzarola, forse mi devo lasciare cadere. Dai, ma che merda, che merda. Brutta caduta, perché si è una rincoglionita ogni tanto, Sfido che fa le brutte cadute. Dai però, cazzo!
Che probabilmente devo scendere delicatamente, però ovviamente no, eh. Questo dovevi fare, ma che ovviamente non hai fatto. Riuscire a salire sul collo lungo. Basta trovare il punto giusto. Temo che mi tocchi planare per salire sul collo lungo. Con il giusto tempismo. Saprai andare lungo. Ma se no sai cosa, andrei quasi a farmi questa ultima. Così poi vado a prendere qua e ci salvo. Quale macchina? Non lo so, però andiamoci. A parte che sono pieno di punti abilità che posso anche prendermi, eh. Così me la levo subito questa. E ho preso anche un trofeo così. Tanto alla fine punti abilità tra una quest e un'altra li becchi un botto. Tipo. Se stai
andando alle rovine sommerse a sud, preparati. Ci sarà da combattere. Vi si è stabilito un gruppo di Tenakter, dei Cavalcamacchine. E pare non siano amichevoli. Ho capito. Saranno un po' troppo vicino al territorio Cargia. Meglio controllare quando ho tempo. Meglio separarsi da questa macchina. Sparisci, straniera! Ecco della pietra è riservata agli Utaru. Non posso entrare. Per ora quindi non posso entrare qua. Si rompe i coglioni. Credo sia il passaggio a cui accennava il contratto di Laren. Dovrei leggere il contratto. Dove stiamo al contratto? Allora, progressi di gioco, catalogo macchine, punti dati. Ah, ecco. Mi sa che dei contratti. No, ho premuto il tasto sbagliato, vabbè. Allora, sconosciuto. Eccolo. Controllare di aver capito bene tutto. Gli Arcapodi passano spesso di qua. E Laren vuole le loro placche. Li aspetterò al suo accampamento. Ma prima non sarebbe male piazzare delle trappole sulla strada per coglierli di sorpresa. Devo riposare e aspettare le macchine. Ma dai, ma buttata così? Ma vaffanculo, ma ecco perché non le uso mai. Sì, vabbè, sono troppo, le lancio troppo lunghe, però cazzo, eh. Può bastare un cazzo. Convoglio è qui dove? Il contratto di Laren dice che nel passaggio ci sono. Eccole. Ne approfitterò. Devi servirmi in battaglia. Sì, ma che. Solo Arcapode con loro.
Orca puttana, che mazzata. Quando gli va via quel braccino. Dai, riattaccai la corrosione che stava andando benissimo col danno che gli stava a fare. Gli hanno dato il colpo di grazia. Gli ha dato qualcuno di là il colpo di grazia a loro, manco io. Va bene, uguale. Recuperare giusto le cure. La sacca è piena, ma ho spazio nello zaino. Curioso di vedere giusto cosa c'è là sotto. Se c'è tipo uno dei droni. Ah no, c'è, aspetta, il cazzo. Dai, 700 metri, penso bello lontano adesso, effettivamente. Allora. Cacciatrice, rieccoti. Quell'arcapode. Banda, Rendur, roba da recuperare. E come da contratto, ecco il compenso. Con queste posso creare una bella corazza. Ma? Sai, una corazza fatta di placche di arcapode è carina. Ma con un paio di aggiunte può essere ancora meglio. Saprei che ti interessino altri contratti. Che ne dici?
Cos'altro ti serve per la corazza? Antenne d'allarme, porti, elastiche. Posso usarle per rendere flessibile la corazza. Abbiamo già trovato dei rovistatori. Io darò un'occhiata al contratto. Ti darò una mano. Buona fortuna! Dimmi di più su questi tuoi contratti. Gli spazzini hanno fauci potenti, sai. Potrei usarle per rinforzare la corazza. I miei ne hanno visto un branco qui vicino, pronti da smantellare. Beh, diamo un'occhiata a questo contratto. Fantastico! Ah, ecco cosa serve il test intatto, ti dà un botto di cose. Bella scelta. Posso creare la corazza perfetta. Mi mancano solo le parti. Ma ancora ce l'ho selezionata quella di aspra catena, ma fottiti. E quindi domani da riparto tipo da direi che posso ripartire tipo da qui, anzi ma sì, dai, che sono vicino poi per la quest principale pure per quell'altra. Ah, sì, contratti, dov'è che sono, tra l'altro, solo per curiosità. Ah, ma là addirittura. Vabbè, dai, domani... scatole nere, ecco. Vabbè, quella roba che farò poi. Sì, soprascrivi. E ci rivediamo domattina. Buonanotte a tutti. Che cazzo? Allora. Buonanotte a tutti. Sì, mi stavano per attaccare mentre salutavo. Infatti mi stanno attaccando. Allora, come ieri. Buonanotte a tutti. Domani, va che ogni volta va a finire così, pare. A domattina che andiamo avanti.